Ah, ok. Ah, quello che deve aver già parlato. Che legge
patch e ci c'è scritto che non ho nessuna garanzia, allora mi funziona, non posso far nulla. Non è vero. Questo non è vero. La cosa bella di avere un master, di diritto, è di poter andare alle lezioni del proprio master e poter avere un corso anche di diritto gratuitamente. Ed è quello che di solito faccio dalla collega Cunegatti. Vado alle lezioni in mezzo ai miei studenti a imparare cose di diritto. Che ovviamente per mia collocazione professionale non so, però no, comunque. E io sostengo e continuo a sostenere che la violazione del diritto d'autore dovrebbe essere una questione non penale, ma da discutere in sede civile. Io ho fatto un bel programma, lo volevo vendere la licenza di YouTube a $1,000,000, mi avete preso la cassetta, l'avete venduto, adesso ci troviamo in sede civile e vi chiedo i danni che io potevo guadagnare $1,000,000. Questo mi pare corretto, coerente. Fallo assurdo all'emergenza sociale di un reato penale, mi sembra l'uomo. Forno significa che dica che è giusto violare le regole, la volontà dell'autore è sacra e va rispettata. Però non penso come, non so, vediamo se mi viene una. La cosa buffa è che il plagio non è reato, aspetta, è la cosa molto volta, che per me è molto più penalmente rilevante, che io mi faccio, mi attribuisco la paternità di una cosa che non è mia. Allora, avete domande? Quando si ha l'algoritmo di un'unica che viene scritto in scuola? Quando c'è un algoritmo di bisogna decidere un caso di risposta. E tra le pagine che siano le possibili vittime, c'è una pagina che non si presenterà mai più in futuro o anche più di una. A quel punto non cambia nulla tra scegliere una tra le pagine che non si presenterà più nel futuro. D'altronde è del tutto equivalente ai fini dell'algoritmo. Perché tanto se ne sceglie una o se sceglie l'altra, non è che può avere più o meno che il suo, perché tanto o uno o l'altra non sono più la parte. Poi volevo chiedere, la gestione delle directory nel file system file. Allora, mi è venuto questo dubbio, in quanto abbiamo visto che le directory vengono salvate, cioè le informazioni dei file contenute vengono salvate da una parte, mentre nella FAT vengono registrate quale aree di memoria vengono scritte. Mi è venuto il dubbio, se in queste aree di memoria separate vengono scritte le informazioni dei file, come si fa a sapere quando inizia e quando finisce una directory? In FAT la directory è un file. È un file. Questo file contiene tanti record come quelli che abbiamo visto qualche volta fa alla live. In FAT le informazioni sui singoli file sono nella directory. Quindi le informazioni di lunghezza, la data di accesso. E le altre informazioni che l'informazione che c'è anche è l'indicazione
primo blocco del file per accedere alla parte stessa. Poi ci sono, avete visto, per siccome hanno dei record di lunghezza fissa che contengono i nomi ancora vecchio DOS 8.3, ci sono dei falsi elementi che servono per memorizzare i nomi lunghi, che sono elementi che quando viene gestita la directory per guardare i dati del file vengono scattati, servono solo per tradurre il nome lungo nella entry relativa, ma sono file come tutti gli altri. Quindi come si fa a vedere quando finisce? Come si legge un file? Si legge la directory, poi si va a vedere dentro e si vede che ci sono tanti record qua, si interpreta questi record e succede ai file. Quindi questa informazione qua sarebbe quella che ti potrebbe dare più facile. Semplificato, perché sì, poi se guardo nell'altro luce c'è tutto con quello lì. Questo è la struttura esatta. Ok? Volevo chiedere una curiosità. Uno se i file diremo così in virtuale di Python dove sono contenuti soltanto il proc. Non esiste file con le pipe, è solo un'attuazione. Tutto ciò che esiste è una coda circolare dentro kernel. Questo è ciò che anche con le main pipe, quell'affare, come sarà per i socket Unix, quella cosa che vedete sul file system è solo un nome. Infatti quando voi chiedete di aprire una main pipe, se andate a vedere il codice del kernel, va a cercare con una hash table questo path per vedere di trovare la struttura dati correlati in memoria. Sì, appunto volevo chiedere, sì, avevo presente appunto che erano soltanto file virtuali, diremmo così. Questi dove sono localizzati virtualmente all'interno di Barra Proc? Io non so se c'è il Barra Proc, il contenuto della pipe, perché costerebbe molto implementare, perché quando voi vedete le cose in Barra Proc, non andate a leggere nel kernel, scoprite che ci sono delle parti che rispondono come un file system, però alla domanda di leggere un file vanno a prendere il contenuto di una qualche struttura dati in memoria. Siccome le pipe hanno una velocità notevolissima, io temo che andare a investigare, bloccare gli altri dall'accesso, perché sennò si corre il rischio di far crollare il kernel, perché si va a leggere una struttura in corso di variazione. Temo che non ci siano, non ho mai provato comunque. Poi un'altra cosa sulla file system close. File system? System call close. Close. Avevo visto che in pratica, se ho letto bene, che questa system call viene utilizzata per creare dei thread a livello di sistema operativo. Soltanto che appunto leggevo la risposta di Linus Torvalds, però del 96, che diceva che queste system call erano implementate sia all'interno del kernel, però avevano ancora dei problemi. Adesso è passato il tempo, quella era la prima discussione. Clone è la moderna implementazione della creazione processo 3. Se guardate il codice di clone e l'interfaccia di clone, scoprite che potete fare, avete una granularità finissima nel decidere che cosa fare. Quindi non esistono solo thread e processi, ma avete tutta una gamma di sfumature intermedie, perché avete tante caratteristiche e potete dire questa è condivisa, questa no, quindi potete fare
dei processi che non condividono la memoria ma non condividono il file, altri processi che condividono la working directory ma non condividono la memoria, cioè potete, avete tanti flag. Io ripenso sempre quando faccio una clona, l'immagine che vedete è dei deep switch. Voi sapete cosa sono i deep switch? Una volta nell'interfaccia c'era gli interruttori per la configurazione. Io ho tutti gli interruttori e dico questo se, questo no, questo se, questo no, chiama. Ok? E fa. Tra l'altro, clone può sostituire fork. Nelle mie macchine virtuali, quando chiamate fork, in realtà viene trasformato in clone, così ho da gestire una chiamata in meno. La libreria Pthread utilizza clone. Quindi sostanzialmente sono equivalenti oppure. Sono due livelli di astrazione diversi, è molto più. Nessuno usa clone direttamente normalmente. Si utilizza Pthread, che è molto comoda per fare il thread, ha tutti i meccanismi di sincronizzazione, quello che serve, poi si lascia Pthread, è anche più portabile, perché Pthread è una libreria fatta per come compendio, come completamento della libreria C, quindi si può implementare anche su altre architetture. Prego. Io vado a creare in realtà esistono tutte e due le system call, anche perché voi sapete che la system call è una, diciamo, una trap, adesso sono anche la system, un altro modo per entrare nel sistema, ma è un salto al sistema con dei parametri nei registri. Quando uno fa fork, fork sapete non ha parametri. Quindi chi ha quella system call non può dire abolisco la fork, metto solo la clone, perché tanto la clone si può creare con la fork, perché quando ho un programma compilato magari staticamente dentro c'è la fork, cesserebbe di funzionare. Quindi esistono tutte e due. Per ora al 2.9.11 della HLC la, quando va chiamata fork chiama la fork, quindi chiama la system call corrispondente. Non so se nelle prossime versioni sposteranno e chiameranno la clone, perché questo cosa significa? Che per esempio in una futura versione, in una futura architettura potranno lì sì eliminare la fork. Voi guardate nei sorgenti del kernel quante sono le system call x86 o x86-32 e quante sono x86-64. Scoprirete che quelle x86-64 sono meno. Perché? Perché dovendo reimplementare tutte quelle che erano solo retaggi del passato, ovviamente le hanno buttate via. Bisognerebbe ogni tanto, come se come quando si fa trasloco, si riordina la casa, bisognerebbe ogni tanto cambiare l'architettura in modo da ripulire i sistemi operativi. Speriamo che Intel lasci il passo, ma penso che non sia una cosa che non sarà grave. Avevo una domanda se si può vedere un esercizio. Sì, facciamo prima l'esercizio, poi facciamo. Dice la data. Ah, intanto io ho parlato con Vitali ieri. Vitali mi ha detto, vi ricordate che mi avete detto che aveva un seminario per cui potevamo scambiarci l'aula per Rubini? È il 14 il seminario, quindi è molto presto.
Comunque mi ha detto che lui il pomeriggio del 20 maggio non fa lezione, quindi potremmo fare, adesso vedo anche quanto bisogna fare i conti anche così. La mia proposta è vedere quanto viene a tempo, per esempio una proposta potrebbe essere il 20 maggio, dopo aver fatto la mattina il compito, vi rilassate al pomeriggio, visto che non c'è valutazione, non c'è niente, ascoltando il video. Può essere. Per compiti. Allora, il parziale è il 15 di questo mese, direi. Piano lezione, dove sei? Qua. Il parziale è il 15, poi il 13 di maggio c'è lo scritto del primo appello di concorrenza, il 20 è lo scritto generale del primo appello. Poi, visto che siamo su questo argomento, adesso mi devono ancora confermare le date, ma così mi dite subito se ci sono delle difficoltà. Allora, gli appelli li organizzerei così. Per chi per il primo appello, il cui scritti appunto vi dicevo sono il 13 e il 20 del mese di maggio, si completa con una prova di laboratorio che io ho chiesto si svolga attorno al 30 maggio, 1 giugno, e un orale che va dal 7 al 9 giugno. Questo l'ho mandato all'ufficio, che alla segreteria didattica, che deve verificare le aule, quindi le date esatte me lo diranno poi. Il secondo appello sarà verso fine giugno, qui ho messo come date 17, 20, 21, 22 come scritto, 21, 22, 27 prova pratica e 21 prova pratica e 27, 28, 29, quindi la fine di giugno. Poi, siccome è una domanda di solito molto ricorrente, il terzo appello l'ho messo più avanti che potevo, in luglio. Quindi 22-25 luglio come scritto, 25-26-27 come pratico, 26-27-28 luglio come orale, in modo da consentire a tutti, a seconda dei propri ritmi, di... Cioè, il mio sogno sarebbe poter abolire l'appello di settembre e quelli successivi. So che rimarrà sempre un sogno, ma ci proviamo. Poi invece settembre 7-8-9 lo scritto, 8-9-12 la pratica, 12-13-14, quindi verso metà mese. Anche lì di solito metterlo troppo presto risulta deserto, quindi ce n'è uno solo a settembre, anche perché il 2 settembre erano troppo ravvicinati, ho preferito farne tre. Quindi l'idea è fine maggio, inizio giugno, fine giugno e fine luglio, metà settembre. Questo è, e sono strutturati in modo da non avere solo condizioni con gli altri esami del secondo anno, almeno la segreteria organizza in questo modo. Non è possibile chiedere che non siano solo posti con i corsi del terzo, del quarto, perché il quarto non c'è.
perché non ci sarebbe tempo a sufficienza per tutti. Questo privilegia sempre chi è in pari con gli studi. Ok? Allora, andiamo al 13 giugno 2008, che è un po' più su. E vediamo cosa dice questo testo. Questo è un concorrenza. Allora, qual è il tuo interesse? Perché l'ho chiamato un bis? Boh, misteri della fede. Allora, come facciamo? Sicuramente non così. Vediamo se riusciamo. Mantenendo in memoria la tabella degli Enoch, la tabella. Allora, a 32 entry per gli Enoch, la tabella degli Enoch per caricata, la dimensione di un blocco fisico è un capo, la tabella degli Enoch correnti è questa. Dopo andremo a esaminare come è fatta questa tabella degli Enoch. Cosa dobbiamo fare? Ok, dobbiamo prendere questo e ln, quindi lasciamo questo qua, ricordiamoci, scrivo qua ln slash bin slash a.out barra etc barra. Fino alla cornice non posso tagliare. Poi vado su. Ok. Così abbiamo tutto in un colpo solo. Allora, cosa fa questo? Deve andare a trovare bin appunto out. Quindi cominciamo dalla radice, che lo diceva sopra qual era, è ln 0 la radice vecchia, sottomano, non vorrei fare. Ok, allora 200, vabbè, la size è lo stesso, blocco dati 3, bin è blocco inode 3. Attenzione, 3 è un symbolic link 31, quindi è local bin, si riparte da root. Allora, a cercare local bin, quindi adesso da root local 2, 2 è una directory blocco dati 6, bin 4, si va alla inode 4, è di tipo directory blocco dati 8 appunto out 8 appunto out 8. Non ci interessa nient'altro, perché dovete fare ln, dobbiamo dare un altro nome a questo file. Quindi abbiamo scoperto che bin appunto out è l'inode 8. Attenzione, queste cose, l'esercizio non è, ripeto sempre, scrive su un foglio 8, ma le parole che ho detto devono essere riportate su carta. Guardo questo, trovo quell'altro, ok? Non lo faccio a lezione, se no ci mettiamo 20 anni. A questo punto lo devo mettere in bar etc.
3 e TC1 è una directory, il blocco dati 20 è una directory vuota, no, dice X sunt leones, dopo ci sono le fiere, punto punto punto, non è una directory finita. ETC ETC è 1 a 90 caratteri. Quello che succede è che il blocco 20 diventa punto 1 punto punto 0 e fa le altre cose a.out 8. Quindi la prima variazione che fa questa operazione è questa, ma ce n'è un'altra nella inode 8 lassù. Lì non c'è scritto, però, e sommo 1 a, no, sì, sì, e sommo 1 al numero dei link in inode 8. Questo è l'effetto del link fisico. Quindi deve mettere il nome e sommare 1 al numero dei link fisici. Poi la seconda operazione è rm barra bin barra a punto out. Ok, questo cosa fa? Bah, la ricerca di barra bin barra a punto out sarà fatta nello stesso modo. Questo cambierà nel blocco 8 lock otto, che diventerà solo punto 4 punto punto 2 e basta, e sottraggo 1 a nlink in inode 8. Quindi abbiamo fatto l'RM, abbiamo tolto il nome, ma siccome non è, esiste ancora un nome, quello che abbiamo creato prima, che è barra tc barra punto out, non cancelliamo i dati, togliamo solo il nome. Cat ciao maggiore barra bin vabbè, se ne sono è chiaro il senso o comunque andiamo a grandi linee per vedere che cosa chiede. Cat ciao, a questo punto nella inode, nel blocco dati 8 ci sarà punto 4 punto punto 2 e a punto out, che sarà questa volta un nuovo inode che andate a creare, ok? Che dovrà prendere un'area dati. Come fate a scoprire le aree dati libere? Andate a vedere la bitmap dei blocchi liberi e prendete un blocco libero di quelli indicati. Potete controllare che non sia uno dei blocchi nominati negli inode. Se quella bitmap è stata gestita bene, quelle indicano dei blocchi che non sono negli inode. E dentro quel blocco dati mettete ciao. Quindi nelle note mettete un file lunghezza 4 allocate il primo blocco dati e mettete ciao. Per n in sec 5 vuol dire 5 volte, sec 5 è come
range 5 per Python, 0, 1, 3. Cut slash big maggiore maggiore huge. Big com'era fatto? Big è 9. Big è 9 e non è cazzo big, perché vedete che ha un solo blocco dati. Comunque l'idea è che qui create un file barra huge, create un nuovo inode, e siccome questo file system ha 4 blocchi diretti, qui la domanda che si stava era: ma i blocchi diretti sono veramente 4 o arrivo fino a 10? Se sono veramente 4, dovete i primi 4 metterli nei 4 blocchi diretti, poi allocare un blocco indiretto e gli altri blocchi dati fino a 10 metterli all'interno del blocco indiretto. Qui create un link simbolico e alla fine cancellate a.out lasciando vuoto, lasciando pendente il link simbolico. Ditemi che cosa non sapreste fare. No, prego. Volevo chiedere, quindi quando si effettua cast ciao maggiore barra b barra a punto out, sì, viene indicato anche come libri blocco 14 blocco 16 che appartenevano a punto out? No, perché il vecchio barra bin barra a punto out non esiste più, adesso si chiama barra tc barra a punto out. E adesso andiamo a creare un nuovo file che si chiama barra bin barra a punto out. Ok. Okay. Quei blocchi li andremo a eliminare in questo punto qua. Ok. Quando cancelleremo etc a punto out, che è un nuovo nome di barra bin barra a punto out. Ok? No, volevo chiedere un'altra cosa. Se ad esempio ci sono dei dati che non sono puntati dagli node all'interno dei blocchi, però contengono delle informazioni anche se sono indicati eventualmente come liberi, questi verranno sovrascritti, quindi in quanto sì, sono indicati. Sì. Allora, se un blocco dati, tutti i blocchi dati nel disco contengono informazioni. È la maniera con la quale si va a vedere nei dischi sequestrati che cosa in realtà queste persone stavano facendo. Perché il file system non si preoccupa mai, a meno che non hanno inviato il file system apposta, di perdere tempo di sovrascrivere le aree dati, perché non si vede, perché si perde il contenuto precedente. Semplicemente vengono rimesse nelle aree libere. Ok, arrivo subito. L'importante è che non ci siano blocchi che non sono nominati dal node e non siano neanche nei bit accesi della bitmap dei blocchi liberi, che allora non riuscirebbero ad essere utilizzati. Questo per system check lo trova e lo riattacca alla bitmap. Prego. Non ci vengo da fare il comando cut slash big maggiore maggiore slash huge. Prende big e lo appende a huge. Prende tutte le volte aggiunge. Big, quanto è grande big? Direi 1024. 1024, quindi è esattamente un blocco. Quindi il secondo è due blocchi, poi dopo il secondo cut, poi tre, alla fine sarà, era range quanto? 10? 5? Sarà 5 blocchi, quindi
I primi 4 saranno blocchi diretti, poi bisogna prendere un blocco che contiene semplicemente l'indirizzo di un blocco dati, perché ce ne sono solo 4 diretti, questo è diretto, ok? Va bene, comunque adesso finiamo questa parte teorica, poi ci dedichiamo agli esercizi, cioè all'idea adesso, esercizi progetto, poi riprenderemo a fare il caso di studio Linux, Windows, dopo Pasqua, per arrivare alla fine del corso, e faremo ancora esercizio progetto. Questo è il piano di lavoro. Allora, stiamo parlando di autenticazione. Vi ricordo, nessun metodo di protezione può funzionare se non c'è una buona autenticazione, perché se non sappiamo chi sta operando, è inutile mettere delle protezioni, perché possiamo mettere delle protezioni, poi vengono utilizzate, vengono violate, perché invece di essere di consentire l'accesso alla persona giusta, consente l'accesso alle persone sbagliate. Allora, tramite oggetti fisici, esempio tessera bancomat, di solito gli oggetti fisici vengono associati a qualche entità aggiuntiva. Voi sapete che tessera bancomat c'è, cioè il PIN, perché se no basterebbe il possesso magari accidentale o per furto dell'oggetto fisico per avere i diritti d'accesso. Smart card, rispetto al, adesso anche le tessere bancomat hanno il chip, il microchip, perché sono molto più difficili da copiare. Clonare una barra magnetica è molto facile, lo dimostra il fatto che vengono messe delle macchinette, dei lettori di barra magnetica come, diciamo, guida sulla territoria dove si fila il bancomat nella macchina bancomat, uniti a una telecamerina che guardava la digitazione del codice PIN. Questo era un modo di attacco ai bancomat. Invece le smart card dispongono di un'unità di calcolo, anche se semplice, quindi se anche uno si mettesse nel mezzo e intercettasse la comunicazione elettrica, non potrebbe farsene nulla, perché utilizza challenge response. Dal lato della la smart card non è che dica sei tu, sì, sono io. Alla smart card viene mandato un dato che la smart card elabora, fa un calcolo fotografico e dà la risposta fotografica. Quindi anche per intercettare il dialogo serve solo se, per violare il sistema, se la volta prossima la macchina desse lo stesso hint, lo stesso challenge. Ma questo è praticamente impossibile, perché tutte le volte ne viene generato un orrendo. Autenticazione biometrica, impronte digitali, retina e voce e così via. Per esempio, se andate negli Stati Uniti dovete lasciare tutte le impronte digitali per entrare adesso. Ah, PAM. Una regola di sicurezza che non dovete mai dimenticare è che un sistema è sempre sicuro quanto
l'anello più debole presenta nel sistema. Se voi avete una città fortificata con 12 porte, senza fare nomi, se c'è una porta che è meno sorvegliata di altri, l'intera città avrà la sicurezza della porta meno sorvegliata. Così l'idea è quella di togliere i meccanismi di autenticazione, di controllo dai vari programmi che devono consentire accesso e unificare questo servizio in un servizio flessibile ma unico. È il caso del PAM. Se guardate come erano fatti i programmi 5-6 anni fa, potevate trovare il codice di autenticazione all'interno di Telnet, FTP, di Apache, di SSH. Ovviamente la presenza di un bug in tutto questo codice era modificata. Adesso invece, quando si chiede l'autenticazione, viene fatta una richiesta alla libreria PAM. Questo dice di chiamarsi Tizio e dà questa password. Posso consentire l'accesso? A questo punto PAM ha i suoi meccanismi per controllare e sono unificati. Questo mi dà, da un lato, una maggiore sicurezza perché, appunto, non c'è anello più debole, sono tutti deboli allo stesso modo perché è PAM che controlla. L'altra idea è che rende tutto più flessibile, perché PAM può essere, solo cambiando PAM, potete fare in modo che tutti i programmi usino ETC password, ETC shadow, come succede di solito nei vostri personal computer, NIS, come avviene adesso nei nostri sistemi, o LDAP, come avrà presto avviene nel cluster studenti. Nota fra parentesi, voi avete ora la mail di dipartimento come account ACS Univo IT. La commissione laboratori, che dirigo, con il mio voto contrario, però bisogna stare alle regole della democrazia, ha approvato che dall'autunno prossimo voi non avrete più la mail CS Univo IT, ma avrete solo la mail di Ateneo Studio Univo IT. Ok? Però, siccome io non amo quella mail, soprattutto perché non consente di fare sperimentazione, un informatico che vuole tenersi le sue cose e vuole fare dei servizi evoluti anche con la propria posta, insieme ai ragazzi della DM Staff, anzi meglio, i ragazzi della DM Staff stanno mettendo su un servizio di posta che sarà Students CS Univo IT, dove potrete avere vostri indirizzi di posta elettronica con cui lavorare e fare gli esperimenti che volete. Vi ricordo però che i servizi Students CS Univo IT sono best effort, sono gestiti dai vostri colleghi che hanno alta deontologia professionale, cioè anche se tecnicamente potrebbero guardare le vostre email, vi assicuro che non lo faranno, però se voi non vi fidate non fate l'account su Studio CS Univo IT, aspetta voi. Non hanno la garanzia dei servizi tecnici del dipartimento, perché sono forniti da vostri colleghi. Però, secondo me, questo ha vari aspetti educativi positivi, perché chi di voi vorrà fare parte della DM Staff potrà anche cimentarsi nel tenere in piedi i servizi reali per i colleghi e quindi essere allenato a fare cose simili in ambienti lavorativi. Ok. Comunque, torniamo a noi.
PAM è standard ormai, Linux, FreeBSD, Solaris, macOS 10, che tanto FreeBSD è camuffato, utilizzano PAM. Login, password, SU, e avete vari moduli che potete utilizzare. I file di configurazione stanno in quelle directory, poi avete file addizionali. Questo è il tipo di file. Questo dice per fare SU, e queste sono le regole. Andiamole a vedere più nel dettaglio. Out significa per autenticare l'utente, account per modificare gli attributi di un account, password per modificare la password, poi c'è la per modificare. Per modificare la password, e poi c'è session per debug e varie cose, ma guardiamo quelli più importanti. Out, quindi vedete qui per esempio out è se siete root, basta già, cioè se root chiede di fare essere un utente, non ha bisogno di dare la password dell'utente. E può diventare l'utente, perché c'è scritto qua. E invece l'utente, e quindi vengono valutati in sequenza, l'utente che quindi ha deny nella prima, quella parola sufficiente significa che se quello dice grant va bene, se quello dice deny allora si va avanti. L'ultima è required e dice o così o niente, quindi a quel punto chiama PAM Unix dice vado a vedere e ti ci fa subito lì e ti ci shadow. Se fa match, se quel modulo dice ok, entra, se no, no, perché è required. Null ok significa che ammetto che ci siano degli account con password nulla. Se non mettesse null ok, se c'è un account con password nulla, non viene accettato, anche se uno dà correttamente la password nulla. Ok? Vedete, cioè la logica è questa. Quindi andiamo a vedere quello dopo. Vedete, ci sono quattro possibilità. Sufficiente se dice grant, ok, se no vai avanti. Requisito se dice deny è già rifiutato, se no si va avanti, se volete è uguale e sufficiente. Required deve ritornare grant perché abbia successo, se no non ha successo. Optional non l'ho visto pochissimo usato, è solo se l'unico modulo presente, serve per poter scrivere delle regole che possono essere incrementali, però è meno importante degli altri. Questo è SSHD. Richiede sia che la password sia corretta. Richiede, quello è il modulo che controlla se c'è no login. Se voi mettete, quando voi dovete operare in un sistema, se mettete etc no login, create il file, a quel punto nessuno entra dalla rete perché state lavorando e non,
non volesse interferenze esterne. Poi vedete che viene anche in un certo senso abusato della, di karma, perché karma non è un modo di autorizzazione, risponde sempre corretto, ma in realtà fa l'effetto collaterale di settare le variabili d'ambiente. Ma siccome nella sequenza di fare questo e quello, avete che se prima di entrare settate le variabili d'ambiente. Questo è Loki, dice, per entrare deve dare, deve essere ok la password con etc, password etc shadow. Poi però controlla security PY, lì si mette l'elenco delle PY delle linee terminali considerate sicure. Quindi per esempio se uno ha, quello si usava una volta, infatti in altro modo che fa, però esiste ancora, per dire se si considerano, quando c'era il terminale nella sala del server e un terminale in laboratorio, si consentiva l'accesso diretto come root solo dal terminale nella sala server. Se uno voleva diventare root dal laboratorio, doveva prima loggarsi come utente e poi chiedere SU verso root. Questo per avere una maggiore protezione. Oggi molti lo fanno per i PKY, le terminali virtuali, quelle che sono via SSH o via X, dove si chiede prima di collegarsi con l'utente e poi come l'utente. Non viene anche con la password di root corretta, viene detto no, perché ci possono essere delle difficoltà, ad esempio se avete dei sistemi remoti e non avete messo questo e dovete operare come root, per esempio la macchina si è scollegata dal database degli account, rimanete fregati perché voi, il vostro account non è riconosciuto come utente, quindi non riuscite a diventare root. Per esempio al dipartimento noi abbiamo root consentito da fuori, ma abbiamo la policy che non lo facciamo. Perché non si concede root dalle serie? Per due motivi. Perché se uno riuscisse mai a cercare la fotografia non vede la password di root direttamente. Secondo, perché così rimane scritto nei log chi era la persona che stava operando come root in quel momento. Però se ci fosse un'emergenza, 15 d'agosto si ferma la posta prima di prendere il mezzo PIS, cioè venire liberamente dalla sala macchina del dipartimento, se ne ho necessità io accedo come root piuttosto che venire qua fisicamente. Vedete, verifica se c'è la home. Poi se volete guardiamo anche questo. Serve per controllare se la password che mettete è fragile o no. Controlla e se mettete una password troppo facile dice no, è la password troppo facile. Dato questo, se volete utilizzare al posto del password OPD della macchina, volete usare LDAP, quindi un altro metodo di autenticazione, oppure domani ne metteranno un altro, non c'è problema, basta aggiungere una riga cambiare una riga nel PAM. Anche le macchine che utilizzano NIS, LDAP, hanno un FC password più di locale con pochi account, tipo root, tipo quelli di sistema. Quindi di solito non viene tolta la riga Unix,
semplicemente gli utenti non usano quella riga per autenticarsi, ma usano l'altra relativa al sistema condiviso. Sì. Ma quella include l'int quando uno dice che è una password, la password è brutta, la password è sbagliata, questo mi pareva di averlo già detto. Comunque serve per evitare l'attacco brute force, è volutamente ritardato, in modo che se uno vuole trovare una dopo l'altra password ci mette molto di più. Allora, controllo d'accesso, notate che il controllo di accesso c'è a tutti i livelli, anche quello che abbiamo visto a livello di kernel, il modo, il bit di modo, modo kernel, modo user, oppure come dicono i sistemi Intel, Ring 3, perché sono 4 partono da 0, sono meccanismi di accesso. Questa volta l'utilizzo è hardware, il meccanismo è hardware. L'autorizzazione in base, quindi passiamo dalla autenticazione all'autorizzazione, come si fa? Occorre decidere chi può accedere a cosa. Una volta che sappiamo chi, come facciamo a dire chi può sappiamo che Tizio è veramente Tizio, ora abbiamo bisogno di prendere tutte le risorse e dire Tizio può leggere questo file, può accedere a quel processore, può e non può fare altre cose. Meccanismi software, Trusted Computer Base è semplicemente l'idea di aggregare le cose, Reference Monitor è simile come concetto, ma andiamo a vedere sia in maniera distribuita sia in maniera centralizzata come fare a memorizzare queste informazioni. Avremo due modi: le Access Control List e le capability. Andiamo a vedere cosa sono queste cose. Va bene, saltiamo questo quest'anno che non mi interessa. Vabbè, però questo è troppo saltato. Allora, principi fondamentali. Principio di accesso immediato: tutti gli accessi devono essere controllati. Perché questo può creare degli accessi non voluti. E dopo vedremo che ci possono essere dei guai. Per esempio, se voi controllate la possibilità di accedere, non so, possibilità di scrittura al momento dell'apertura del file, voi pensate di avere tolto la stessa scrittura a determinati utenti, e in realtà qualcuno può ancora accedere a quegli utenti a cui avete dato l'accesso, perché avere il file aperto l'ha mantenuto aperto. Se il controllo viene fatto solo al momento dell'apertura, questo può succedere. Separazione dei privilegi: non si dovrebbe mai concedere permessi in base a una singola condizione. Questo dà maggiore sicurezza. Per esempio, Unix, se volete diventare root, molti Unix non è sufficiente conoscere la password root.
se volete diventare Lux occorre far parte, con SU dovete far parte anche del gruppo Will ruota. Ops, sono andato indietro, che non riesco a andare mai. Nessun soggetto deve avere diritti per default, perché sennò ci si scopre il default e si danno diritti a chi non si pensa di averli dati. Questo è importantissimo, privilegio minimo, e questo ha creato molti guai. Ogni soggetto deve avere i diritti necessari per quella fase di elaborazione. Se volete parliamo male di tutti. Da un lato il diritto di poter scrivere l'eseguibile di un file quando non se ne ha necessità ha creato, come sapete, la possibilità di divulgare virus, perché avete, avete in mente l'esempio del servizio di segreteria che deve scrivere lettere, ma in realtà la possibilità di sovrascrivere il workflow e non è corretto. Ma i problemi non stanno solo da questo lato. È stata contestata l'idea del tutto o niente di molti sistemi, in particolare di Unix. Voi avete l'utente e root. Quindi se una persona deve essere abilitata, doveva essere abilitata a fare shutdown del sistema, in realtà doveva essere root e avere tutti i privilegi di root. Oppure non si poteva pensare a una persona che fosse abilitata a cancellare i file non fuori, ma per esempio, oppure una persona abilitata a avere delle comunicazioni dirette con porte well known, le porte 8024, quindi con file SR, doveva essere root e quindi doveva avere l'abilitazione per fare tutte le altre funzioni di root. E infatti vedremo nei nuovi Unix il ruolo di root è stato parcellizzato in modo da creare figure di permessi specifici, figure specifiche per determinati usi. Allora, andiamo a vedere che cos'è una matrice di accesso. Per fare questo dobbiamo vedere come si fa a dare le autorizzazioni. Abbiamo i soggetti che sono le entità attive, quelle che abbiamo autenticato con i metodi di autenticazione. Abbiamo degli oggetti che sono le entità su cui vengono eseguite azioni. Talvolta possono esserci dei... i soggetti sono anche oggetti. Poi avete l'insieme dei diritti. Cosa sono i soggetti? Processi, thread, utente. Gli oggetti sono file, dispositivi, processi, thread, utenti, macchine. Diritti d'accesso, per esempio, lettura, scrittura, esecuzione, accesso se parliamo di una macchina, e così via. In astratto, l'autorizzazione non è altro che il problema dell'autorizzazione non è altro che un'istanza di un'enorme matrice che ha da un lato i soggetti, dall'altro gli oggetti, e in ogni celletta ci sono scritti i permessi. Quindi dato quel soggetto su quell'oggetto può fare queste determinate cose. La macchina Maddalena può accedere a Leporello, la macchina Leporello non può accedere a Maddalena, e l'utente Filippo può leggere il file X. Quindi in astratto, se non dovesse solo darne una caratterizzazione matematica, potrebbe creare questa enorme matrice. È ovvio che è ingestibile perché è di creare le dimensioni enormi. La prima semplificazione che possiamo fare
è quella di fare delle classi di equivalenza dei soggetti, cioè considerare soggetti che hanno gli stessi permessi come una, diciamo, un'entità unica. Per esempio, per accedere ai file possiamo considerare tutti i processi che appartenenti allo stesso utente come appartenenti a un unico dominio, e questo già riduce le dimensioni. Quindi quando si parla di dominio è una classe d'equivalenza di soggetti che hanno la stessa classe di permessi. Per esempio in Unix il dominio è denominato da user ID e gruppi ID. Allora la matrice diventa una cosa fatta così. Qui c'è un esempio banale: per matrice d'accesso avete i domini, al posto di avere tutti i singoli soggetti avete i domini e poi avete gli oggetti. A questo punto bisogna vedere come memorizzare questa matrice in maniera semplificata. Esistono due modi per gestire questa matrice. Il primo modo si chiama access. Vabbè, l'associazione soggetto dominio può essere statica o dinamica, cioè date questo dominio, che è questa classe di equivalenza, un processo potrebbe passare da un dominio all'altro. Come? Per esempio, pensiamo nella stessa memoria. I domini sono il modo user e il modo kernel. Quindi un processo, quando passa il modo kernel, passa da un dominio di protezione all'altro. Oppure il set user ID per la stessa file. Abbiamo detto che il dominio è user ID e gruppo ID. Se esiste un esecutivo del set user ID, si cambia dominio. L'access control list è la memorizzazione di questa lista. Mi raccomando, sono due le caratteristiche: server side, dal lato del server, e per colonne. Cioè noi prendiamo ogni oggetto e mentalmente pensate che ogni oggetto abbia la targhetta con scritto sopra tizio può leggere, Caio può scrivere, ok? E quindi il gestore, quando si presenta tizio e vuole accedere all'oggetto, va a vedere la targhetta che è associata all'oggetto e vede se ciò che viene chiesto è autorizzato o meno. È la maniera più naturale. Se ci pensate, è quello che fanno i file system nella maniera ordinaria, cioè associano a ogni file una lista di chi può fare cosa. Nella maniera storica di Unix voi avete che avete tre gruppi di utenti, cioè l'utente proprietario, il gruppo di proprietari e tutti gli altri. Ma questa è una piccola minimale access control list nella quale l'utente può, il server decide se è consentito o meno l'accesso, ma ricordate è attaccato all'oggetto da difendere. POSIX ha esteso questo concetto. Infatti nei nuovi sistemi, nei nuovi file system, è possibile mettere dei permessi fatti in quel modo. L'utente può leggere e scrivere, i membri del gruppo possono leggere, ma l'utente Jane può leggere e scrivere. E il gruppo web staff può leggere e scrivere, gli altri non possono fare niente.
Quindi potete avere una granularità nella indicazione dei permessi molto più diciamo flessibile. Potete mettere i permessi in modo molto più flessibile. Io metto per esempio a un user e l'attività di leggere e scrivere, e poi a un certo user l'attività soltanto di leggere, è anche diventato quale di user. C'è l'algoritmo che vediamo dopo. Prima, ovviamente, prima vengono considerati nell'ordine l'utente, quindi se l'utente è quello valgono i permessi per l'utente, se negato si va verso il gruppo. Lo guardiamo perché non mi ricordo se nega qualcuno al gruppo e poi concede ai gruppi in generale. Secondo me è concesso. Però la sequenza è utente, gruppi specifici, utente, gruppi specifici, no, perché utente, gruppi specifici, cioè gruppi di proprietà e ripeto. Utente proprietario, altri utenti, gruppo di proprietà, gruppi specifici e altri. Questa deve essere la sequenza, ma adesso la vediamo, c'è l'algoritmo. Ma andiamo nell'altro modo, dopo c'è l'algoritmo. Andiamo nell'altro modo, non so se qui è nel luce di Linux. Andiamo nell'altro modo. Se è apparso naturale attaccare i permessi all'oggetto, in realtà non è l'unico modo. Voi potete dare i permessi al soggetto. Appare strano, cioè voi invece di memorizzare i permessi attaccati all'oggetto, mentre di fianco al file tizio può fare questo, voi consegnate a chi deve accedere all'oggetto lascia passare per l'oggetto stesso. No, quello che si fa nel file è solo è scritto, perché si dice così sempre for, una volta acceso il computer di lui per fare questo, anche se non è la password. Quello che è un problema di autenticazione. Quando pensate alle capability, pensate a questa, che è la capability per accedere al mio studio. Ok? Questa è la capability per accedere al mio studio di dipartimento. Ce l'ho io, e quindi non è attaccata alla porta l'elenco delle persone che possono accedere o meno allo studio. Io ho la capability che basta portare con me la capability per avere accesso allo studio. Ora però, chi sono dei problemi con questo problema? Il primo è che non deve essere facile controllare una capability falsa, cioè, mentre con la seconda lista non ho autenticato il soggetto. Io server ho le liste, quindi tutte le volte controllo. Con le capability si fa in questo modo: il soggetto chiede di poter accedere all'oggetto. Se viene dato grant, viene dato la possibilità di accedere, viene consegnata al soggetto la capability. Da quel punto in poi, tutte le volte che vorrà accedere all'oggetto, lo farà con la capability, mostrando, spedendo anche la capability. A quel punto il server vede soggetto autenticato la capability e non guarda più nessuna lista, con quello dice sì, questo ha accesso all'oggetto. Il problema è un altro gruppo cattivo che dice voglio anch'io accedere all'oggetto. Se riesce a farsi una capability falsa,
il server concede l'accesso. O meglio, può, per esempio, guardare e passare le condizioni e richiedere la coppia. Come si fanno le coppie per chiave, sapete? Basta fare il calcolo di una chiave e si fa la coppia di una chiave. Come si fa a rendere una capability non copiabile? Di solito nella capability ci si mette l'identità del soggetto, l'identità dell'oggetto, una costante, un magic number, si prende tutto e che cosa si farà? Come se fosse scritta così, dice tizio può accedere a questo file e il numero magico è 42. Tieni. E uno al posto del tizio scrive cancello, scrive Caio, lo passa a Caio. Così non funziona. Quindi cosa deve fare? Sì, criptare. Che tipo di criptografia userà? A singola chiave o doppia chiave? Singola, perché è veloce e l'utente che ha la capability la deve solo custodire invariata. Chi la concede è la stessa persona che poi la rilegge, quindi basta la chiave singola. Praticamente un po' come quando se siete bravi ragazzi usate i servizi di file system su distribuiti su cloud, usate la criptografia per la singola. Beh, voi prendete la vostra roba, la criptate velocemente con chiave singola che sapete voi, e allora potete sicuramente nel mondo, che tanto non sapranno mai che cosa c'è dentro i vostri file. Quando le andate a rileggere le prendete guardando con chiave singola, perché l'utente esterno, in questo caso il gestore del cloud, non deve guardare i file, anzi è un comportamento fraudolento lo processo, in realtà lo vogliono fare per vedere i vostri interessi, infatti vi danno servizi gratis per questo, però noi che sappiamo il gioco aggiriamo il problema. Allora, io dicevo la capability, però ci sono dei problemi ancora sulla capability. Cosa c'è qua? Sono un sacco di chiavi e le presentano come ereditari la lista, c'è la lista che devo ricordare, perché dopo fai su quel programma. Ognuno si deve tenere le sue capability, se perde la capability non ha il diritto d'accesso. Come quando uno perde le chiavi di casa deve chiamare i pompieri. Un altro caso di capability. Avete sentito mai parlare del single sign-on? Quando voi avete tanti servizi via web e vi autenticate una volta e poi risultate autenticati da tutti, come fanno? Quando vi autenticate vi arrivano i capability e questi capability vi arrivano come cookie all'interno del vostro browser. Quando accedete agli altri servizi, ma il servizio dice c'è cioè quel cookie, lo prende, lo controlla e dice sì, allora questo ha accesso. Ci sono altri pericoli di questo. Allora, se le capability vengono duplicate nello spazio kernel del questo è se un sistema locale, si perde parte dei privilegi delle capability. Se le capability vengono mantenute nello spazio utente devono essere protette da sistemi crittografici, e questo si usa nei sistemi distribuiti. Capability sono specialmente usate nei sistemi distribuiti. Ecco un problema: la revoca. Se voi avete le access control list e volete dire adesso tizio non voglio più che acceda a questo file, cambiate i diritti d'accesso al file e avete chiuso. Con le capability no, perché avete dato
il diritto d'accesso all'utilizzatore. Secondo me l'esempio più lampante in questo caso è quando avete dato le chiavi di casa al fidanzato, al fidanzato, cambiate il fidanzato al fidanzato, ok? E dovete cambiare la serratura, no? E più o meno si fa la stessa cosa. Ci sono vari metodi. Revoca immediata, ritardata, selettiva, generale, parziale, temporanea, permanente. Se avete ACL non avete problemi. Su capability come potete fare? Se non avete necessità che la revoca sia immediata, cioè un problema carico del sistema, non è un problema di sicurezza, voi potete semplicemente usare le capability a scadenza, quindi fare in modo che le capability non abbiano solo sopra nome del soggetto, nome dell'oggetto e il match number, ma abbiano anche un timestamp come in genere mentale, per consumarsi preferibilmente entro il no, la capability scade. Quindi lì non avete una revoca immediata, però potete revocare man mano gli utenti, il soggetto e non accedere, scopriranno facendo l'accesso che il sistema risponderà no, la tua capability è scaduta, allora andranno a rinnovarla e non verrà loro rinnovata la capability, ok? Oppure potete, questo è un metodo, oppure potete cambiare nome all'oggetto, un po' come cambiare la serratura. Qui viene sotto capability indiretto, no, l'ultimo cambiamento dell'identità dell'oggetto. Voi avete l'oggetto che ha un'identità, volete invocare, cambiate l'identità all'oggetto in modo che tutti quelli che tentano di accedere alla vecchia identità dell'oggetto hanno il rifiuto perché l'oggetto non esiste più, tentano di accedere. A quel punto accedono alla nuova identità dell'oggetto, ma solo quelli. Di usare punti corna di autorizzazione, perché sarebbe troppo costoso per loro memorizzare tutti i diritti d'accesso, magari per utenti che hanno provato ad accedere, hanno chiesto di accedere e poi non sono più interessati, quindi lasciano scadere, lasciano che la capability venga persa nella memoria dell'utente, se no graverebbe su di loro tenere tutte le informazioni. Capability diretta serve per poter avere revoca immediata per classi di utenti, quindi si fa in modo che classi di utenti diverse chiamino lo stesso oggetto in modo diverso. A quel punto basta rinominare o cancellare uno dei nomi e si toglie l'accesso a classi di utenti. Doppia memorizzazione è ovviamente la non capability, perché se dovete memorizzare anche lato server la capability, a quel punto, e quindi tutte le volte controllare ma è ancora valida, a quel punto perdete il beneficio della capability. Ecco, il modello tradizionale di Unix, per ogni processo ci sono sette, in realtà sono otto identità, utente gruppo reale, utente gruppo effettivo e quello supplementare, vi ricordo che serve per poter cambiare identità tra... No, SAID serve per poter cambiare identità tra l'utente effettivo e quello reale,
ci sono gli altri gruppi, quindi se in questo momento il processo appartiene all'utente tizio, al gruppo LSO, bla bla, quell'utente appartiene anche a una lista di gruppi. Normalmente, va bene, va bene, questo lo sapete già benissimo, cioè che normalmente i processi sono eseguiti dall'utente che li lancia, però talvolta è necessario che abbiano dei comportamenti diversi, allora si usa set user ID e set group ID. Va bene, questo è il set user ID. Questo lucido è particolarmente chiaro. Vabbè. Lo stick bit l'abbiamo già visto, che non è più implementato nelle directory, è in barra temp per non cancellare i file degli altri. Ecco, qui volevo arrivare e vengo alla sua domanda. Per accedere a un file, questo è l'algoritmo normale, quello che usate con il modo normale. Root può fare quello che vuole. Se lo user ID è uguale all'owner del file e ci sono i permessi d'accesso, allora è concesso l'accesso. Se qui è scritto al contrario, se prendete il gruppo attuale unito, in realtà qui ci vuole l'unione, i gruppi supplementari, se il gruppo 1 appartiene a quest'unione, significa il file appartiene al gruppo audio e il processo che sta lanciando o funziona come gruppo audio perché era set group ID, oppure l'utente che ha lanciato fra i vari gruppi a cui appartiene al gruppo audio, ok, si va a vedere se ci sono i permessi adeguati. Altrimenti, se nei permessi c'è tutti, cioè il permesso richiesto, se tutto fallisce, vietato. Ok, quindi si va in questa sequenza. Con appropriate permission si intende l'utente vuole leggere, c'è il bit R, l'utente vuole scrivere, c'è il bit W, l'utente vuole eseguire, c'è il bit X, oppure vuole fare navigare le directory, c'è il bit X. Può scrivere, fallisce il primo, va avanti. UMASC, ovvero i bit accesi nell'UMASC vengono spenti nei permessi, quindi quando voi create un file con permessi 666 e avete un UMASC 0 2 6, ok, i permessi rimanenti saranno 640 perché i bit accesi nell'UMASC si spengono. Questo ve lo ricordo, l'abbiamo visto con le system call, serve per non avere il rischio di creare file come i permessi per default che vedevamo prima, file con troppi diritti d'accesso per errore. Invece andiamo a vedere
il modello è molto semplice, ma non è sufficiente. Andiamo a vedere il modello nuovo. Va bene. Tra l'altro notate che ad esempio per alcuni protocolli non è sufficiente. Per esempio Samba SMB chiede dei diritti di accesso più evoluti. Allora sono state create le access control list. Una nota è dolorosa. Vedete la parola capability? Purtroppo sono altre capability, quindi capability in ambito di sicurezza è una parola che ha due significati diversi. Quindi dopo vediamo queste capability. Non sono le capability che abbiamo visto prima, sono altre capability. Quindi queste le chiamiamo capability Unix, capability POSIX, le altre capability basta. Comunque adesso andiamo a vedere le access control list. Queste sono le varie estensioni che ha fatto POSIX. Vediamo le access control list sono ormai standard 2.6 in Linux, però non tutti i file system le supportano. X2, X3, Riser, ovviamente NTFS non le supporta, per esempio FAT, che a malapena supporta i nomi lunghi, figuriamoci, non consente neanche grossi permessi sui file. Come funzionano queste access control list? Il problema che ha avuto POSIX è di avere dei meccanismi che fossero retrocompatibili, quindi consentissero di poter usare sia il modello tradizionale che il modello nuovo esteso. Esistono tre user class che si chiamano owner, group, other, e poi potete mettere delle entry addizionali. Quindi quando stabilite i permessi con le access control list potete dire proprietario del file, quindi se scrivete user ... i permessi che volete dare a user, date permesso al proprietario del file. Oppure named user, cioè potete dire elencare altri utenti e uno per uno dire tizio può fare questo, Caio può fare quell'altro, Comproni può fare quell'altra cosa ancora. Poi se mettete group 2.2, nominate il gruppo proprietario del file. Oppure potete nominare gruppi specifici, siccome non so i nomi dal latino, gli orati possono fare queste cose, curiati quell'altro e così via. Poi vi ricordate le master? Qui avete mask, che dà la maschera di accesso, vediamo come. Poi avete gli altri, che è l'equivalente. Quindi se togliete named user, named group e mask, avete il vecchio modello. Questo consente per esempio di essere corrispondente e di poter operare, far funzionare anche i programmi che non sono capaci di funzionare con le access control list. E queste si chiamano ACL minime, che sono equivalenti ai vecchi permessi. Quelle estese consentono di avere tutti i diritti. Come funzionano? Andiamo a vedere gli esempi, poi torniamo indietro.
questo è la CL minima, che si scrive in questo modo, ma corrisponde al vecchio modello. Ecco, questo vi fa vedere cosa vedete nell'LS-L, perché l'LS-L esistono altri modi per vedere le access control list, ma potete ancora usare il vecchio LS-L. Notate questo: user RW, gli utenti del gruppo possono leggere. L'utente Jane ha permesso RWX, però ho imposto una maschera RW. Ciò significa, voi lo leggete in quel modo, ma in realtà l'utente può veramente leggere e scrivere. Quelli appartenenti al gruppo potranno solo leggere, nonostante che sia scritto RW. L'utente Jane, anche se gli è stato dato un permesso specifico, era un doppio X, come la maschera non lo consente, il permesso X non ce lo va per sicurezza. Quindi è stato fatto perché voi, guardando questo, siate certi che più di quello non può essere fatto da nessuno. Si deve essere lucido con l'utente Jane, vedete, non ha permesso di scrittura, come ho detto, e il gruppo ha permesso solo R. Le directory hanno le default ACL che stabiliscono i permessi standard per i file creati in quella directory. Le default ACL viene copiata nella access ACL dei nuovi file e viene copiata nella default ACL delle nuove directory. Se non c'è, si utilizza il vecchio metodo pull mask. Ecco l'algoritmo. Primo passo, si seleziona la CL che meglio identifica P, il processo P. Viene cercato owner, named users, gruppi e altri. I gruppi vengono analizzati a uno a uno. Si verifica se la CL entry contiene T. Quindi viene selezionato la entry che meglio identifica l'utente. Quindi se è owner, viene preso owner. Se è uno dei named user, viene preso quello. Se l'utente non è né l'utente proprietario né uno degli utenti specificatamente indicati, viene messo nei gruppi uno dopo l'altro, quello di appartenenza o quelli specificati, e poi gli altri. Per i gruppi, in quella scansione, si va a vedere uno dopo l'altro se hanno il permesso T. Se la CL così selezionata contiene il permesso T, bene, se no, no. Quindi con le ACL c'è anche il permesso negativo. C'è anche il permesso negativo, perché se si dice il gruppo studenti può leggere questo file tranne lo studente antipatico a cui vogliamo negare la lettura, noi mettiamo l'utente antipatico permesso niente lettura, il gruppo studenti permesso lettura, quello che identifica meglio l'utente per antipatico è antipatico e quindi non riuscirà a leggere. Come sono implementate? Cambia la file system, normalmente sono delle coppie nome-valore
dove si mette il tempo, i permessi, default permessi. Sono detti attributi estesi. I vari file system memorizzano questi attributi estesi in modo da essere retrocompatibili. Per esempio, X2, X3, X4 hanno messo un puntatore in più all'interno delle note e utilizzano un blocco dati per mettere i permessi di accesso. Quella estesa, cioè se uno ha la C al base e non dicono quelle note, così sono retrocompatibili. Se uno ha quelle estese, le va a mettere in questo blocco aggiuntivo dati. E quindi il limite di un K per evitare di avere un blocco utilizzato per ogni file, questo blocco dati che contiene le ACL viene condiviso da tutti i file che hanno gli stessi diritti di accesso. Quindi ci sarà un contatore di utilizzo. JFS usa un extent di blocchi, non so se XS4 ha fatto un extent per le ACL. XFS usa più o meno la gestione dell'NTFS, ha un certo spazio attributi nella inode, quelli di piccole dimensioni stanno nella inode, quando debordano vanno a finire in blocchi dati. Qual è il problema? Che per esempio l'ampiezza di queste altre componenti cambia fra file system di tipo diverso, e questo crea dei problemi, ad esempio quando dovete copiare dei file da un file system di tipo A al system di tipo B. Prendete ad esempio JFS che ammette fino a 8191 entry delle access control list. Copiate i dati di un X2 e lì se ne avete più di 32 non si sanno, non c'è spazio per fare un access control list complessa e quindi ci sono problemi. È vero che sembrano poche access control list da 32 entry, ma se avete bisogno di nominare tutte le volte più di 32 gruppi, più di 32 utenti, probabilmente non avete strutturato bene i gruppi e potevate fare un gruppo che contiene sia gli utenti del gruppo o che contiene tutti gli utenti che hanno quella caratteristica o che è un super gruppo che contiene tutti quei gruppi. Non hanno molto senso le ACL molto grandi perché diventano molto pesanti anche da gestire. Quindi ci sono problemi di compatibilità. NTFS e POSIX non sono totalmente compatibili, però quelli di SAM hanno fatto un ottimo lavoro per consentire a via protocollo SMB che vi è ispirato alle ACL di NTFS di accedere a sistemi Unix. Questo è un po' vecchiotto, esiste ancora qualche vecchio tool che non è capace di gestire le ACL. Secondo me è rimasto CPIO, che quante volte avete usato CPIO in vita vostra? Suppongo che sia abbastanza, è un meccanismo di copia delle strutture molto rapido, ma è poco utilizzato. Quelli comuni hanno già la gestione di alle ACL. Niente, sono le 10:30, queste ci fermiamo sul lucido delle POSIX capabilities, che vi ricordo ancora una volta, sono capabilities diverse da quelle che abbiamo visto prima.
Nel compito di laboratorio quest'anno penso che avere sempre le lezioni di C obbligatorie C. Le lezioni di spettacle saranno a facoltà dello studente per Python. Okay. Quello del 15 aprile, no. Quelli di marzo, sì. Dobbiamo scrivere perché non c'è ancora niente.